Renato Perretta che ospita questa serata, grazie a Libera che è qui rappresentata da responsabile di Como Stefano Tosetti, e iniziamo questa presentazione che di fatto è già iniziata perché già Iole ha iniziato a parlare e adesso proseguirà questa bella conversazione. Io dico soltanto che noi dell'ARCI siamo molto contenti di avervi qui e siamo molto contenti di aver ormai da anni promosso la nostra antimafia sociale, perché per noi l'antimafia è soprattutto educazione alla legalità, alla democrazia, alla non violenza, alla responsabilità civile, alla gestione, al riutilizzo dei beni, riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia. Non voglio prendere altro spazio, voglio dire soltanto che la prima carovana antimafia è stata fatta in Sicilia ed è stata un'iniziativa dell'ARCI Sicilia che ha dato vita nel 1994 ed è stato il punto, diciamo, ha dato il là alla nascita di Libera, che è nata l'anno successivo, nel 1995. In Libera noi ci siamo, come dire, dall'inizio, perché inizialmente Libera era un'associazione di associazioni, poi nel corso del tempo si è trasformata e ora è sempre un'associazione di associazioni, ma ha anche soci, diciamo, individuali. Dico soltanto altre tre brevissime cose. Mi fa molto piacere che intorno a questo tavolo ci siano tante donne, mi fa piacere che il libro che presentiamo oggi sia dedicato a Saveria Antiochia, che è una donna forte, perché sono proprio convinta che le donne, in questo caso le donne che lottano contro la mafia, ma anche in tantissimi altri casi, abbiano una grande capacità, che è quella di trasformare il loro dolore individuale in un fatto collettivo e sociale di grande importanza e di trasformare questo dolore in forma di lotta. E anche Saveria Antiochia, poi ce ne parlerà a lungo Iole, è stata una donna molto forte. E mi fa piacere farlo ora, a marzo, in occasione di alcune date che sono delle date importanti. L'8 marzo è la giornata internazionale delle donne, il 12 marzo è la data in cui Saveria Antiochia è morta, 12 marzo del 2001, e il 21 marzo c'è l'importante iniziativa che quest'anno si svolge a Padova di lettura di tutti i nomi delle vittime delle mafie. Però vittime innocenti delle mafie. Vittime innocenti delle mafie, so che Libera ci tiene particolarmente a dire vittime innocenti delle mafie, capisco anche il motivo. Però il modo migliore, secondo me, per ricordare queste vittime innocenti delle mafie è proprio quello di parlare delle persone che rimangono e che in loro memoria hanno cercato quella mafia di sconfiggerla. E quindi è bello parlare di loro, ma parlare anche di chi li ha ricordati a tutti quanti noi e anche di tutti quelli che, come noi, cerchiamo di fare di questa memoria una memoria fertile, non soltanto la memoria di persone uccise in modo innocente dalle mafie. Vorrei dare
la parola a Patrizia Di Giuseppe che ci ospita, la direttrice dell'istituto. No, io sono molto contenta di ospitare questa iniziativa che rientra in tutta un'altra serie di iniziative che l'Istituto Perretta sta comunque mettendo in piedi sia in occasione del 21 marzo ma anche in occasione in altre occasioni, praticamente tutto l'anno, perché noi come Istituto Perretta ormai da qualche anno lavoriamo sulla memoria storica della lotta alla mafia e la memoria storica dell'antimafia, cioè vanno di pari passo queste due memorie, e con interventi nelle scuole o con iniziative pubbliche. E quindi è molto importante, secondo me, continuare a spingere perché questa memoria rimanga una memoria presente, no? nella contemporaneità del nostro paese. Tra l'altro io il libro l'ho letto e mi è piaciuto molto perché conoscevo la vicenda di Roberto Antiochia, di Ninni Cassarà e di tutta la mattanza degli anni Ottanta a Palermo, ma non conoscevo così profondamente la figura di Severino Antiochia, che ha secondo me dei livelli di combattività ma allo stesso tempo di grande umanità, e porta avanti la sua battaglia avendo una fermezza notevole. Mi ha colpito molto tutta la vicenda col ministro degli interni Scalfaro, cioè la forza di rispondere a un ministro degli interni che in quel caso lì si dimostra molto impreparato, diciamo proprio nelle informative che ha. E anche nelle azioni. E nelle azioni, sì. Esce una visione dello Stato effettivamente molto compromessa, cosa che poi abbiamo visto non solo da quei processi ma da altri processi. Quindi secondo me questo genere di libri sono molto importanti perché danno un profilo umano alla vicenda e alle persone che a volte sfugge nei libri di storia o nella cronaca, e invece hanno la loro importanza anche quelli. E dunque un invito caldo ad acquistarli, i libri sono sul tavolino. Prego, Iole.